Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. In questo IFA 2014, tablet con Asus. Si tratta di un tablet estremamente interessante, in particolare il modello MemoPad ME572CL. Come sempre Asus, gran casino dei nomi. Qui vedete proprio la demo iniziale del device, ed è un prodotto che ci ha colpito particolarmente, perché oltre a essere particolare nel design, perché non riprende le linee dei classici MemoPad, come vedete è più squadrato e più sottile, con soli 8.3 mm di spessore e 279 grammi, ha un back molto molto particolare di design. Questa parte qua è metallica, disponibile in più colori, vediamo se qua riusciamo a vederlo in animazione. No, vabbè, comunque disponibile anche in rosso, mi sembra in nero, e ha questa parte qua leggermente gommata, stondata, e dunque in mano si tiene molto bene, è abbastanza stretto, quindi è un prodotto da 7 pollici e il display è un bellissimo full HD. Dico bellissimo perché, come potete vedere, gli angoli di visuale sono veramente totali. Io riesco dalla mia posizione a vedere perfettamente tutta la UI, a leggere anche le scritte. Dicevamo, il processore è una novità molto molto importante, perché parliamo di un 64 bit Atom Intel, quindi è il processore Z3560 da 1.83 GHz quad core, e all'interno del device troviamo la veramente ben fatta Zen UI. Io sono particolarmente amante della nuova interfaccia Asus, perché la trovo molto coerente graficamente, fatta bene, sposa perfettamente Android 4.4 KitKat. Troviamo poi a bordo tutta una serie di opzioni e impostazioni, ma non mancano tutte le opzioni di risparmio energetico di Asus. Abbiamo una memoria da 16 GB interna o 32. Il dispositivo è possibile acquistarlo anche in versione LTE. Il prezzo è 199 per la versione base, quindi senza 3G, e invece LTE dovrebbe arrivare intorno ai 2,49-2,99. La scheda grafica è una PowerWare della serie 6, in particolare la G6430, e troviamo interessante, qui purtroppo non riuscirò a farvelo sentire, però due casse stereo, una nella parte superiore, una nella parte inferiore, dove troviamo anche il jack audio, scusate, il jack micro USB. Qui abbiamo l'espansione, l'ingresso della SIM, questo è il 3G, accensione e spegnimento, bilanciere del volume, mentre da questo lato l'espansione della memoria. Dietro abbiamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel associata a una frontale da 2 megapixel, per un prodotto davvero molto molto interessante. Ovviamente GPS e tutto il resto. La larghezza è di 114 mm per 200 mm di altezza, 8.3 mm la diagonale. L'interfaccia è veramente molto piacevole, ben fatta, la velocità con cui si riesce a gestire tutto il tablet è ottima. Qui abbiamo tutti dei widget di Asus, ed è anche molto ben studiata l'organizzazione della UI per l'utilizzo tablet. L'interfaccia infatti si adatta alla visualizzazione su uno schermo più grande, e come vedete anche l'animazione, la struttura di tutte le opzioni è veramente veramente ben fatta. Abbiamo anche la nuova versione di ZenNote, che Asus SuperNote, non ZenNote, ma comunque che è veramente carina. Tutti i programmi Asus. Andiamo anche nella fotocamera un attimo al volo, fotocamera quella diciamo più o meno classica di Asus, con la possibilità di effettuare tanti scatti in serie fino a 100, qui ne ho fatti 10, sono passati veramente pochi istanti, qui non salviamo niente, ok. Possiamo disattivare la versione turbo, abbiamo le varie opzioni, filtri, immagine, varie personalizzazioni per quanto riguarda foto e video, e più una serie di interfacce per le scene che abbiamo già visto comunque sulla linea Zenfone. Un tablet veramente molto molto carino, che proveremo prima possibile qui a IFA, l'anteprima. Un saluto al direttore di HD Blog, da Niccolò.